Siamo alle siepi di San Giovanni, un agriturismo e un'azienda vinicola locale qui di Borgo Tossignano, in un territorio, quello della Valle del Santerno, che è caratterizzato da vigneti che circondano i terreni dell'azienda e dall'altra parte troviamo il fiume Santerno con la splendida Vena del Gesso. Una panoramica questa ideale per il prodotto finale dell'azienda, che è naturalmente il vino, che oggi andremo a scoprire insieme al cibo dell'agriturismo che contraddistingue le siepi di San Giovanni. Dagli anni scorsi, partendo dal 1974 con un importante riconoscimento, la medaglia d'oro per il Sangiovese, passando poi per il 1976 con il giornalista ed enologo Luigi Veronelli, che ha parlato delle siepi con un articolo su Panorama. In questo servizio andremo a conoscere quella che è la filosofia e il vino, ma anche il cibo che contraddistingue questa storica azienda vinicola e agriturismo locale. Siamo qui con Francesco, l'enologo dell'azienda Le Siepi di San Giovanni, che ci parlerà un po' di come è cambiata la storia del vino in questa azienda, ovvero come sono cambiate anche i metodi di produzione e le tipologie, e ci presenterà, qui abbiamo una bella scelta. L'azienda nasce negli anni 60, come forse hai già detto prima. Dagli anni 60 ad oggi, chiaramente con le innovazioni tecnologiche, abbiamo fatto degli investimenti per migliorare la qualità dei nostri prodotti. In particolare dal 2012 e ancora oggi c'è un processo di miglioramento. Abbiamo acquistato botti in acciaio per la fermentazione, abbiamo ristrutturato un po' le botti che poi vedremo successivamente in cantina, quelle già presenti. I vini sono cambiati in maniera sostanziale, perché grazie all'utilizzo della tecnologia abbiamo potuto apportare delle migliorie nella qualità del prodotto, essenzialmente diminuendo di tantissimo le solforose presenti, perché come tutti sappiamo la solforosa è una componente importante del vino, per garantire una qualità e una piacevolezza al consumatore di questi prodotti, che essenzialmente sono sempre più, vanno nella direzione del naturale e del biologico. E partiamo allora qui da destra, alla vostra destra, con il Pignoletto, che è un po' un vino storico del territorio. Assolutamente, il Pignoletto è consumato in Vallata e anche nella zona del Limolese e Bolognese da decenni ormai. Nella nostra linea abbiamo due etichette di Pignoletto, in particolare il Pignoletto frizzante e il Pignoletto fermo, che comunque rispecchiano quelle che sono un po' i gusti della zona, perché è un po' particolare i vini frizzanti oggi, il discorso dei frizzanti però è molto apprezzato dal nostro pubblico, infatti è uno dei nostri prodotti di punta che si è rivelato un successo e ancora oggi mantiene alto il nome dell'azienda, nonostante diciamo l'evoluzione in una direzione diversa, perché oggi i vini frizzanti non sono tanto apprezzati diciamo a livello commerciale, però il nostro prodotto mantiene alto appunto il nome dell'azienda. E poi qui abbiamo un po', possiamo dirlo, il re del Sangiovese, il re, perché è il Sangiovese Superiore Riserva. Assolutamente, il Sangiovese Superiore Riserva, che fa parte della linea delle tre etichette del Sangiovese, il base, il superiore appunto è la riserva, è un Sangiovese che viene vinificato in cantina e poi conservato all'interno dell'azienda per almeno 2 anni di invecchiamento in botte, e poi successivamente fa un affinamento in bottiglia. Come sappiamo tutti, il Sangiovese fa da padrone nella zona della Romagna, infatti noi abbiamo la denominazione di Sangiovese Romagna appunto, che in qualche modo non potevamo fare a meno di produrre Sangiovese, proprio perché il Sangiovese rappresenta il cuore pulsante ormai dell'Emilia Romagna, conosciuto in tutto il mondo, come dicono gli americani, il Sangiovese. quindi dai, è un'esperienza che portiamo avanti, perché stiamo ancora cercando
cerchiamo di migliorare i nostri prodotti, nonostante siano già, diciamo, in un livello superiore, diciamo, tra virgolette, qualitativamente. Però non c'è sempre tempo per migliorare, speriamo in futuro di proporre dei prodotti sangiovese ancora migliore, proprio appunto intraprendendo la direzione del biologico, di questi vini tra virgolette naturali, che rispecchi soprattutto quello che è il territorio, in particolare quello di questa zona, che è della Valle del Santerno. E andando avanti, cosa ci vuoi presentare? Noi produciamo altre due etichette di spumante, un brut e un demisec. In particolare quello che vi voglio presentare oggi è il nostro brut ottenuto da uve Pignoletto, quindi che si aggiunge, diciamo, alla categoria Pignoletti, che è un prodotto molto 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 apprezzato. Infatti comunque nonostante le difficoltà nel produrlo, perché appunto richiede una vinificazione particolare, continuiamo su questa strada proprio per l'apprezzamento e il feedback dei nostri clienti su questi prodotti. Dopo il demisec abbiamo un ottimissimo Colli d'Imola Cabernet Sauvignon. In particolare il Cabernet ha trovato grande successo, diciamo, grande vigoria in questi terreni che lo caratterizzano particolarmente. Il Cabernet Sauvignon, un vino molto importante, gradazioni alcoliche anche sostenute, 14 gradi, proprio ad esprimere, diciamo, il connubio tra questi territori, molto favorevoli alla produzione di questi vini, e il vitigno proprio Cabernet Sauvignon, che non è proprio un vitigno italiano, viene vinificato soprattutto in Francia. E poi dopo di questo abbiamo, diciamo, l'unicità della nostra azienda, in quanto è un blend, diciamo, che abbiamo personalizzato e inventato noi, diciamo, negli anni, che è il Carieti. È un uvaggio tra Cabernet Franc, Malbo Gentile e Merlot. È un vino molto particolare, che anche questo, diciamo, fa parte della categoria di punta dell'azienda, che comunque abbiamo un ettaro scarso in totale tra Cabernet Sauvignon, Malbo e Merlot, di cui vinifichiamo intorno alle 3.000-3.500 bottiglie, proprio perché vogliamo preservare un prodotto di altissima qualità. Quindi si fanno anche degli interventi di degradamento in campo per mantenere proprio un'alta qualità, anche a discapito delle rese, che a noi interessa un poco fare delle rese alte, ma interessa soprattutto avere della qualità. Attualmente abbiamo aggiunto alle nostre linee di vini in bottiglia anche quella in bag in box, molto più accessibile, diciamo, a un pubblico che magari vuole bere del vino tutti i giorni a tavola. E il bag in box, appunto, questa scatola con all'interno la sacca, preserva la qualità del vino, e noi in questo momento abbiamo un rosso, un rosato, un bianco, e poi facciamo chardonnay e moscato in questo formato da 3 litri bag in box. E non per ultimo abbiamo anche, diciamo, una linea del nostro olio, appunto perché in azienda abbiamo diversi ettari di oliveti attualmente gestiti in modalità biologica, da cui ricaviamo un ottimo olio della varietà Brisighella e una piccola percentuale di Leccino. Oh, Francesco, siamo qui tra i vigneti, che sono un po' l'anima delle siepi di... Esatto, siamo qui in uno dei vigneti dell'azienda, in particolare questo è un moscato, e più avanti abbiamo del Pignoletto. E come si può vedere, i nostri vigneti sono praticamente inerbiti con essenze spontanee, e la lavorazione del suolo viene fatta solo a livello meccanico, perché abbiamo, da 2 anni a questa parte, abbiamo eliminato tutti i prodotti di sintesi in vigneto, quindi assolutamente no al glifosato, e quindi ad altri prodotti che potrebbero interagire negativamente, diciamo, con i sentori del vino, e sicuramente in un'idea di sostenibilità ambientale, un'idea del vogliamo essere green, tra virgolette, no? Quindi questa iniziativa di proseguire, diciamo, il lavoro che si è fatto in precedenza, ma con una sostenibilità biologica, biodinamica, e quindi un rispetto assoluto del territorio, che va preservato,
in primis appunto per il nostro futuro, il futuro di chi verrà dopo di noi, vogliamo lasciare un mondo un po' migliore rispetto a quello che si è fatto prima. E prima hai citato il suolo, che è un elemento importante per la viticoltura, e in particolare questa viticoltura come è influenzata dal suolo e che differenze ci sono tra un suolo e un altro, e in particolare quello delle siepi di San Giovanni, che suolo è, e c'è, mi dicevi prima, l'influenza della vena del gesso. Assolutamente, a poche centinaia di metri da noi infatti è presente questa linea diciamo collinare, questa catena del gesso da cui praticamente poi derivano i nostri suoli, che influenza particolarmente i nostri terreni, proprio sono dei terreni arenario marnosi per lo più, a volte con una percentuale più o meno alta di argille, che però sono dei terreni difettosi tra virgolette rispetto a quelli che troviamo in pianura, difettosi non perché funzionino male ma perché hanno qualche elemento in meno, ed è proprio questo, diciamo, questa non standardicità del suolo che poi dà questi sapori ai vini e li rende unici, no? Proprio come quello che i francesi chiamano terroir, lo ritroviamo nelle nostre, anche noi abbiamo il terroir appunto, che poi ritroviamo nelle nostre bottiglie, quindi danno una significativa impronta poi a quello che sarà il vino che si ottiene da queste uve. Sono delle sabbie che sono state portate da qui da antichi fiumi che oggi non esistono più, che comunque anche quello che oggi esiste ha scavato, diciamo, in questa catena collinare, ha portato con sé detriti che vengono da molto lontano, quindi noi facendo delle analisi del suolo, delle analisi dei terreni abbiamo riscontrato proprio appunto anche all'interno dei nostri 40 ettari, che comunque possono sembrare tanti ma sono pochi in realtà, abbiamo appunto riscontrato differenze sostanziali proprio appunto per la composizione diversa di questi suoli che poi ci fanno apprezzare questi prodotti di alta qualità. Quindi sì, un vino unico per un suolo e un territorio unici, che sono quelli della Valle del Santerno e della Vena del Gesso, che è veramente non solo un bene paesaggistico ma quasi un bene culturale. Eccoci con Francesco nella cantina delle siepi di San Giovanni, dove il vino sta qui per invecchiare, chiaramente. Invecchiare, per essere vinificato, anche appunto il cuore pulsante dell'azienda vitivinicola, che è di recente ristrutturazione, tra l'altro perché si trovava in un altro ambiente, ad oggi ci siamo ingranditi, quindi con l'acquisto di botti, eccetera, e adesso è collocata in questa posizione all'interno di un capannone questa cantina. E a proposito di innovazione, che è iniziata un po' nel 2012, andando sempre avanti fino ad oggi, parliamo un po' delle botti. Perché qui vicino a noi abbiamo le botti in acciaio, che sono un po', rappresentano quella che è la storia moderna delle siepi di San Giovanni. Assolutamente, botti in acciaio che ci permettono di una vinificazione. Chiaramente dobbiamo dire che l'acciaio, essendo diciamo un materiale inerte, è molto più facile da pulire, garantisce un'altissima sanificazione di questi sistemi e quindi anche una sicurezza in più per l'enologo che va a vinificare. Però nonostante, diciamo, l'acciaio come si vede, diciamo, in particolare ad oggi sono presenti molte vasche in acciaio, tutte refrigerate, quindi con un controllo della temperatura importantissima per la produzione del vino. Abbiamo anche delle vasche che risalgono agli inizi degli anni 70, praticamente al 72. E poi c'è un'altra parte importante qui della cantina che ci rimanda ancora una volta indietro nella storia, con quelle botti, le botte in legno, che sono le più storiche forse. Sì, come dicevi tu prima, le botti in legno sono state le prime in assoluto ad essere utilizzate, successivamente dopo l'anfora utilizzata dai romani, la botte in legno era l'unico contenitore in cui veniva riposto il vino.
con l'esperienza millenaria si è arrivato ad oggi a dire che il vino invecchia meglio nella botte di legno. Perché? Perché il legno, essendo un materiale poroso e quindi permette lo scambio come il cemento dei gas, noi dobbiamo pensare che il vino è un prodotto vivo dall'uva finché la bottiglia non viene consumata, quindi ha un'evoluzione nel tempo. Questa evoluzione sicuramente viene aiutata da questa microossigenazione che viene fatta all'interno della botte. Accolti da un ampio spazio esterno, ideale per ospitare pranzi e cene nel periodo estivo, entriamo ora all'interno dell'agriturismo, ottenuto da un'attenta ristrutturazione di un antico complesso del tardo Medioevo. Gli ampi e luminosi spazi interni sono il connubio perfetto tra passato e presente, con un ambiente moderno e funzionale, accolto da muri secolari, che però non dimentica il suo legame con il passato. Da un edificio risalente al tardo Medioevo, dove sono io, sotto questo portale che ci riporta addirittura ai Cavalieri di Gerusalemme, per andare oltre e ritrovarci in delle accoglienti sale da pranzo che sono tipiche delle siepi di San Giovanni. Tra un'originale saletta e l'altra non manca uno scorcio sull'ameno paesaggio circostante, con vedute panoramiche sui vigneti e sulla splendida vena del gesso. Siamo ora nel piano inferiore, dove un tempo si trovava la stalla ed oggi ad accoglierci c'è un ambiente raffinato in cui gli spazi e gli oggetti di un tempo sono stati valorizzati riutilizzandoli per ottenere una location adatta a pranzi e a cene con uno stile unico. Mangiare sedendosi su quelle che un tempo erano mangiatoie, camminare su un selciato secolare ci fa immergere in quella che era la struttura e la vita di campagna del passato. Saliamo adesso al piano superiore, dove troviamo le stanze da letto dell'agriturismo, dotate di ogni comfort e con bagno privato per offrirvi una gradevole permanenza nella struttura dopo una cena o una festa o semplicemente per prendersi qualche giorno di riposo dalla vita di città e stare a contatto con la natura, dove tra buon cibo, escursioni e passeggiate potrete vivere un'esperienza autentica nel cuore della Valle del Santerno. Eccoci qui nella cucina dell'agriturismo, che è un po' l'anima di quello che è questo territorio e questa terra. Siamo qui con Pia, la chef, che ci parlerà di cosa sta preparando innanzitutto. Sì, molto volentieri. Buongiorno a tutti. Stiamo preparando del radicchio brasato al sangiovese, che sarà il ripieno di una sfogliatina con appunto questo radicchio, un po' di taleggio e la pasta sfoglia, che verrà poi servita su un letto di fonduta di parmigiano al vino bianco. A proposito di questo, parliamo un po' della cucina, la vostra cucina, che si basa su materie prime del territorio che vengono rivisitate, è così? Sì, assolutamente. Noi teniamo ad avere non tanto la tradizione come cucine, come ricette, ma la tradizione intesa come una scelta di materie prime eccezionali per quello che riusciamo appunto a, perlomeno per quello che per noi è l'eccezione. E facciamo appunto una cucina un po' sulla tradizione, ma soprattutto anche frutto di quello che è la mia esperienza di professionale, di cuoca ormai da 30 anni, per cui ho girato e ho visto cose di altri paesi che un po' ho riportato, comunque rimanendo in un qualche modo fedele a quello che è il gusto del nostro territorio. Qual è l'esperienza passata che ti ha trasmesso di più e che vuoi a tua volta trasmettere con la cucina qui alle siepi? Non parlerei di ricette, ma parlerei di passioni, per cui ciò che credo sia il motore in assoluto per ogni persona che fa la nostra professione, mia e di Giulia, è veramente la passione, per cui su ogni cosa può essere una cosa speciale, ogni cosa è il frutto di quello che è l'esperienza, ma soprattutto la passione di voler far star bene le persone che sono sedute ai nostri tavoli. Siamo qui con l'altra cuoca, che è Giulia, che sta preparando... Sto preparando dei funghi porcini da poi
mettere insieme le patate per fare i flan, che è un nostro antipasto. E nell'altro pentolino invece abbiamo una soluzione di zucchero, glucosio e acqua, che poi andremo a fare delle reti di caramello per decorare i nostri dolci. Siamo qui fuori a pochi metri dall'agriturismo in uno splendido contesto che è quello del teatro all'aperto, ottenuto con pietre e mattoni estratti dal terreno nel corso degli anni, che hanno dato vita a questo bellissimo anfiteatro adatto a molti eventi estivi quali teatro, ma anche spettacoli musicali ed eventi sportivi che contraddistinguono le siepi di San Giovanni.